Logos Web Radio. Ciao a tutti amici di Radio Blogos, in questa nuova puntata vogliamo parlarvi del progetto che permetterà alla redazione del Blogos di allargarsi ad altri comuni della zona bazzanese. Per cominciare abbiamo iniziato a lavorare con i comuni di Zola Predosa, Monte San Pietro, Crespellano e Sasso Marconi. Creare nuove redazioni in queste zone permetterà di dar maggior voce al territorio e i giovani di ogni zona potranno parlare e promuovere ciò che più li appassiona, esprimendo così anche la loro creatività. Abbiamo intervistato alcuni dei ragazzi che già hanno dato la loro disponibilità al progetto. Iniziamo con gli interventi di, rispettivamente, Alessio, Federico e Marco del comune di Zola Predosa. Che cosa ti aspetti da una radio? Secondo te come dovrebbe essere? Di che cosa dovrebbe parlare? Visto che sono appassionato di musica, mi aspetto che ci sia molta musica, però visto i problemi che ci sono con la SIAE, ancora non risolti, diciamo, per un primo approccio va bene anche un aspetto più giornalistico. Che cosa ti ha spinto a venire qui oggi a questo incontro? Faccio musica e sono interessato alla promozione di gruppi musicali emergenti e di tutto quello che può essere arte, che viene schiacciato un pochino dal sistema. In che modo pensi che il web possa essere considerato un valore aggiunto per una radio creata da giovani e per i giovani? Il web è il sistema più rapido, economico e disponibile che ci sia per comunicare, accessibile a tutti come ricezione, come trasmissione, quindi non vedo niente di meglio. Sentiamo ora Silvano e Rodman di Crespellano. Eccoci qui anche con Silvano. Vengo dal Ghana. E con quali presupposti sei venuto qui oggi? Per informare tanta gente sul razzismo che c'è in giro e portare i miei ideali, creare magari un punto di vista differente dal loro. Rodman, di dove sei? Sono nato a Bologna ma sono originario dell'Iran. Pensi che il fatto di essere originario dell'Iran possa essere un valore aggiunto per questa radio? Cosa ti piacerebbe trasmettere in radio? Innanzitutto mi piacerebbe far capire a molta gente che non tutti noi stranieri siamo uguali o quel che ci vuole far capire altra gente. E dato che posso vedere le cose da due punti di vista differenti, sia da come italiano e come da straniero, posso fare capire determinate cose senza nessun tipo di problema. Ascoltiamo anche la voce di Veronica e Chiara di Calderino, comune di Monte San Pietro. Di che cosa dovrebbe parlare secondo voi una radio per avvicinarsi di più al mondo giovanile? Dell'attualità, delle volte scherzare, altre volte invece informare i giovani di cose serie. Sì, forse dovrebbe magari le radio, quelle più rivolte ai giovani, non solo parlare di musica ma anche di problemi più comuni, parlare in maniera un po' più, diciamo, allegra, scherzosa, ma di temi seri, non solo di banalità. Infine sentiamo i ragazzi di Sasso Marconi. Lo strumento della web radio può essere uno strumento per diffondere comunque il gruppo, per fare pubblicità, perché quello che manca è una scena, non c'è collaborazione tra i gruppi e il fatto di avere una web radio di riferimento, comunque un qualcosa di riferimento che unisce tutti i gruppi sarebbe ideale per pubblicitare. Il valore aggiunto che si ha è la controinformazione, perché siamo quasi schiavi di quello che ci viene detto dall'alto, comunque dai telegiornali, dei giornali, che magari noi non è qualcosa che sentiamo direttamente. Tutti possono partecipare a questa esperienza. Speriamo che molti di voi si uniscano presto a noi per comunicare, condividere e divertirci facendo sentire la voce di noi giovani su tutto il nostro territorio circostante. Da Radio Blogos vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Un abbraccio da Manuela, Blogos Web Radio, www.blogos.it.